Il pedofilo sospettato era lì, quando Maddie sparì. Christian Bruckner, per noi, è colpevole. Le autorità tedesche potrebbero aver fatto una svolta significativa nel caso di Maddie McCann, la bimba britannica di 4 anni scomparsa dal Portogallo il 3 maggio di 16 anni fa. Secondo gli investigatori tedeschi, alla bambina sarebbe stato fatto del male dal loro connazionale Christian Bruckner. Ha molti precedenti per reati sessuali e attualmente sta scontando una pena detentiva in Germania per aver violentato una donna in Portogallo nel 2005, nella stessa area in cui sparì la bambina inglese che era in vacanza con i genitori. Le notizie emerse negli ultimi giorni suggeriscono che Bruckner, la notte della scomparsa di Maddie, si sia recato nell'area del bacino idrico di Barragem de Arade, a 50 km da Praia da Luz, da dove la bimba sparì. La polizia giudiziaria portoghese ha spiegato in una nota che, su richiesta della polizia tedesca, ha coordinato per diversi giorni la ricerca del corpo della ragazza in questo bacino idrico e ha preso misure in vista del processo penale. Secondo quanto riferito, i sommozzatori si sarebbero immersi più volte e alla fine hanno recuperato diverso materiale che sarà portato in Germania per delle analisi. In particolare, sarebbe stato cercato il pigiamino rosa che la piccola indossava quella notte, ma non si può escludere che da queste ricerche possano rivelare indizi su eventuali altri reati commessi da Christian Bruckner. È stato infatti confermato che il sospettato andò spesso al bacino idrico di Barragem de Arrado durante la sua permanenza in Portogallo, tra il 2000 e il 2017. Alle indagini stanno collaborando anche agenti britannici. La svolta è vicina. Il cerchio intorno a Christian Bruckner sembra stringersi. Sono passati 16 anni dalla scomparsa di Maddie. In questo periodo sono arrivate decine di segnalazioni da luoghi e persone diverse, ma gli investigatori tedeschi sono fiduciosi di aver risolto il caso. Christian Bruckner potrebbe essere il colpevole? I genitori di Maddie, Kate e Jerry McCann, hanno sempre sostenuto che la loro bimba è viva e si trova da qualche parte nel mondo. La stanno cercando da anni e continueranno a farlo finché non riusciranno a riabbracciarla o finché non proveranno la sua morte. I McCann, a sostegno di questa ipotesi, vogliono una prova inconfutabile. Non basteranno confessioni fumose o, come già accaduto, che venga diffuso il profilo di un perfetto colpevole, ma senza nessuna prova che lo incastri. Le indagini internazionali degli ultimi anni si sono rivelate sbagliate e non hanno dato esito positivo. Dal 3 maggio 2007 non si hanno più notizie della bambina. All'epoca era in vacanza in Portogallo, con i suoi genitori, entrambi medici, e con i fratellini gemelli Sean e Amelie, di 2 anni. Quella sera, Kate e Jerry McCann lasciarono i figli in camera, addormentati nei loro letti, e uscirono a cena con altre 3 coppie in un ristorante a pochi metri da loro. A turno si alzavano per assicurarsi che tutto fosse tranquillo. Fu il padre, durante uno di questi giri di controllo, a rendersi conto che Maddie non era più nel suo letto. Diede subito l'allarme. Fin dall'inizio delle indagini, la polizia portoghese ipotizzò che Maddie fosse stata rapita. In seguito si fece strada l'ipotesi che la piccola fosse morta nella stanza e il suo corpo seppellito da qualche parte. I sospetti ricaddero anche sui genitori. Negli anni c'è stato anche chi ha affermato di averla vista, ma le varie segnalazioni non portarono a nulla. Una volta la famiglia ricevette una segnalazione dal Marocco, un'altra volta da Zurigo e poi da Rio de Janeiro. Il principale sospettato per la scomparsa della bambina fu Robert Murat, che viveva vicino al resort di Praia da Luz. Nel 2020 c'è stata una svolta. La Procura federale della Germania ha annunciato di aver identificato un sospettato per la scomparsa di Maddie, il 43enne Christian Stefan Bruckner, già condannato per lo stupro di una turista tedesca di 72 anni e incarcerato per traffico di droga, con una lunga lista di condanne per pedofilia, pedopornografia, furto e altri crimini. L'uomo, dopo aver scontato la sua prima condanna in Germania, nei primi anni 2000 era emigrato in Portogallo. La sua fidanzata dell'epoca, inglese,
ha raccontato alla polizia che la sera prima della scomparsa di Maddie, lui le aveva confidato: «Ho un lavoro orribile da fare a Praia da Luz. È qualcosa che devo fare, che cambierà la mia vita. Non mi vedrai per un po'». Il sospetto era noto anche alle forze dell'ordine italiane. Nel 2018, senza fissa dimora, si era presentato al consolato tedesco di via Solferino, a Milano, per denunciare lo smarrimento del passaporto. Poco dopo si erano presentati i carabinieri per eseguire un ordine di arresto europeo per reati legati alla droga. È stata quindi richiesta l'estradizione. Con l'avanzare delle indagini delle autorità tedesche sul pedofilo, un documentario di Netflix ha esplorato una nuova pista più ottimista rispetto alle varie ipotesi avanzate in passato. Sosteneva che Maddie potrebbe essere stata rapita su commissione e consegnata, sulle Ramblas di Barcellona, a una coppia di milionari desiderosa di crescere una figlia. L'ultimo sviluppo del caso risale a qualche mese fa, quando si è fatta avanti una ragazza polacca che sostiene di essere Maddie, Giulia Faustina Wendel, 21 anni, che è stata smentita dal test del DNA e dai suoi genitori. Era solo in cerca di fama. Ora, la polizia tedesca ritiene di avere le prove che il corpo di Maddie si trova in quella diga e che Christian Bruckner l'abbia gettato lì dopo averla uccisa.